noi pensiamo che dobbiamo lavorare per avere una situazione di tranquillità, però questo purtroppo non è un periodo di tranquillità. Se uno guarda in giro per l'Europa e per il mondo, siamo alla chiusura totale di nuovo. Quindi i provvedimenti che sono stati fatti certo creano problemi e non è un caso che oggi fanno un altro DPCM che prevede un rimborso, un ristoro diretto a quelli che sono stati costretti a chiudere o a limitare le loro attività. Bisogna cercare di capire chi ha effettivamente difficoltà, perché uno o muore di Covid o muore di fame, quindi non bisogna né morire di Covid né morire di fame. Cosa vuol dire? Vuol dire che se bisogna chiudere tutto per un mese per salvare la vita e salvare le economie, per ripartire dopo in una situazione di tranquillità, di serenità, bisogna farlo. È chiaro che se tutti rispettassero le norme, e cioè la mascherina, il distanziamento sociale, l'igienizzazione, e uno non dovesse ricorrere a ordinanze, a ordinare le cose o fare i decreti immediatamente esecutivi, sarebbe molto meglio, insomma. Quindi la comunità, il loro destino ce l'ha nelle loro mani. Non è che il governo ha tutte le responsabilità, il governo ha il dovere di governare, di fare delle regole, di farle rispettare e fare in modo che la gente collabori. Io spero che tutto questo possa avvenire in tempi ragionevolmente brevi. Noi cerchiamo di fare la nostra parte, alle palestre abbiamo detto che mettiamo a disposizione gli spazi all'aperto che possono fare. E quindi tutto quello che possiamo fare di dare una mano, cerchiamo di darglielo. Per quanto riguarda anche i più giovani, quindi la zona del Luna Park adesso ufficialmente è chiusa. La zona del Luna Park è fra le attività che sono vietate, perché poi i giovani, soprattutto i ragazzi, fanno fatica a rispettare il distanziamento sociale, a tenere la mascherina, e quindi c'era anche molto malcontento. Stamattina abbiamo fatto l'ordinanza di chiusura.